Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. El Fernandez nel posto. Oggi studiamo insieme Ridere di te di Vasco Rossi. Ma prima di cominciare il tutorial, mi raccomando, iscriviti in questo canale YouTube. Non ci metti niente, il tasto iscriviti sta qui sotto a te. E attiva anche la campanellina, così ogni volta che io pubblico qualcosa ti arriva la notifica che ti avvisa. Detto ciò, cominciamo subito. La prima cosa che studiamo insieme è questo riff iniziale. È molto semplice, credetemi, lo studiamo a sezioni, così lo impariamo meglio. Sezione A, barré con l'indice al settimo tasto, anulare al nono tasto della quarta corda, ok? La mano destra suona quarta corda, terza, seconda. A questo punto aggiungo il medio all'ottavo tasto della seconda corda, suono, tolgo il medio e risuono. Adesso da qui faccio scivolare l'anulare al quinto tasto della quarta corda e aggiungo il mignolo sempre al quinto tasto ma della seconda corda e suono queste due note insieme. Adesso da qui faccio scivolare l'anulare al settimo tasto della quarta corda, aggiungo il medio al sesto tasto della terza corda e l'indice al quinto tasto della seconda corda e suono queste tre corde insieme, quindi ripeto quarta, terza e seconda. Rivediamo tutto da capo molto lentamente. Era il primo giro, il secondo giro è identico, l'unica differenza è nella sezione B. Vi faccio vedere, invece di fare questo, fa questo. Quindi cosa succede? Analizziamolo attentamente venendo dalla sezione A. Noi facciamo sempre la sezione A, ok, sempre con l'anulare che va al quinto tasto della quarta corda, aggiungiamo il mignolo al quinto tasto della seconda corda come prima, però invece di limitarci a suonare queste due corde, stavolta le suoniamo e facciamo un glissato al settimo tasto. Da qui tolgo il mignolo, l'anulare già sta in posizione, aggiungo il medio al sesto tasto della terza corda e indice al quinto tasto della seconda corda e come prima suono la sezione C. Anche stavolta rivediamo tutto molto lentamente. Questo era il riff e adesso studiamo gli accordi del brano. Faccio una premessa, gli accordi che ho scelto per questo tutorial non sono quelli proprio correttissimissimissimi, nel senso che per eseguire il brano proprio come l'originale ci dovremmo servire di accordi un po' più particolari, come per esempio Sol Major 7, mi sembra che c'è un La sus 2, però ovviamente io ho scelto quelli un po' più posizione classica perché sono quelli che conoscete un po' tutti, quindi ho cercato di semplificarvi un po' la situation. Quindi detto ciò, iniziamo a vedere quali sono gli accordi del brano, li studiamo uno per uno, dopodiché ci concentriamo sul brano vero e proprio. Si minore, barré con l'indice al secondo tasto, medio al terzo tasto della seconda corda, mignolo e anulare entrambi al quarto tasto ma rispettivamente della terza e quarta corda. Se questo accordo con il barré vi risulta difficile, potete farlo nella versione semplificata togliendo il barré e suonando con l'indice solamente il secondo tasto della prima corda, ma in questo caso con la mano destra dovrete suonare dalla quarta corda in giù. La maggiore, mignolo, anulare e medio, tutte al secondo tasto ma rispettivamente della seconda, terza e quarta corda. Sol maggiore, anulare al terzo tasto della prima corda, indice al secondo tasto della quinta corda e medio al terzo tasto della sesta corda. Mi minore, anulare e medio, entrambi al secondo tasto ma rispettivamente della quarta e quinta corda. Re maggiore, medio al secondo tasto della prima corda, anulare al terzo tasto della seconda corda e indice al secondo tasto della terza corda. Re settima,
anulare al secondo tasto della prima corda, indice al primo tasto della seconda corda e medio al secondo tasto della terza corda. Allora, cominciamo a vedere la strofa. Il primo giro della strofa è il seguente: Si minore, La maggiore, Sol maggiore, La maggiore. Il secondo giro è identico, però si ferma al Sol. Intanto arriviamo fino a qui. Tu sì che sei speciale. Per passare al giro successivo, che tra poco vi farò vedere, devo fare questo passaggio, ovvero metto l'indice sul secondo tasto della sesta corda, quindi suono questo fa diesis, e poi questo mi porta a prendere il primo accordo del giro che verrà, che è Mi minore. Quindi vi faccio rivedere. Mi minore, Re maggiore, Sol maggiore. Ve lo faccio vedere da un po' prima, così vedete anche il passaggio che collega un giro all'altro. Ci ritroviamo sul Sol e nuovamente fa quel passaggio al basso per collegarsi al prossimo giro. Il prossimo giro è Mi minore, La maggiore, Re maggiore. E che cose giusto no? Adesso suono La maggiore e riparte il giro come vi ho fatto vedere finora, tutto uguale. Tu sei così sicura. Fa un re settima prima del ritornello. Raga, io vi faccio vedere la strofa dall'inizio fino alla parte che poi collega il ritornello. Tu sì che sei speciale. Ti invidio sempre un po'. Sai sempre cosa fare. Cosa è giusto o no? Tu sei così sicura di tutto intorno a te, che sembri quasi un'onda che si trascina me. Il ritornello è molto semplice, per tre volte è Sol maggiore, La maggiore, Si minore, La maggiore. La quarta volta è identico, però in più c'è un Sol maggiore e un La maggiore. Lascia stare che ho qualche anno in più. Meno male che sei convinta tu. Io sto uguale. Chiedo solo se faccio male a volte a ridere di te. Na 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 na, a ridere di te. E ricomincia con Si minore. Bene ragazzi, il tutorial è terminato. Abbiamo visto tutte le sezioni del brano. Ovviamente il brano va avanti, c'è un'altra strofa, un altro ritornello, però diciamo la struttura è identica, gli accordi sono uguali a quelli che vi ho fatto vedere finora, non cambia nulla. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo su tutti i vostri social ragazzi, è importantissimo, Facebook, Instagram, dappertutto. E come sempre io vi ringrazio per la visione, vi lascio anche il mio Instagram, perché su Instagram pubblico tantissimi contenuti extra, aggiornamenti, spoiler, insomma, se mi seguite su Instagram sarete sempre aggiornati su tutto quello che faccio a livello artistico. Vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al mio canale e io vi aspetto in un prossimo video. Benz!